Non solo ambientalisti, ma anche accademici e ricercatori hanno preso posizione contro eventi come il Jova Beach Party, in programma il 19 agosto a Vasto Fosso Marino, zona di riproduzione accertata del Fratino. A denunciare le criticità del concerto sono la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, la SOA, Stazione Ornitologica Abruzzese, l'ARCI di Vasto e il gruppo Fratino di Vasto, che in conferenza stampa a Pescara hanno presentato una corposa documentazione per spiegare le ragioni del no al concerto. Augusto De Sanctis, consigliere della SOA, rimarca le incongruenze legate alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Comune di Vasto per l'autorizzazione del Jova Beach Party. Ci sono molte incongruenze nella procedura, peraltro si segnala l'occupazione di aree importanti per la nidificazione del Fratino, la presenza, ex presenza di specie di piante dunali che sono state spazzate via dal comune, quindi insomma ci sono molte criticità. L'area scelta aveva delle caratteristiche ambientali e anche di interesse, perché zona di nidificazione del Fratino, presenza di specie dunali importanti, il ginestino delle spiagge, che il comune con un intervento di qualche mese fa ha spazzato completamente via, alterando un sito comunque che aveva una naturalità e che era destinato dal piano regionale e dal piano comunale a area di interesse naturalistico. Ora addirittura lo vogliono anche tombare per renderlo calpestabile per farci un concerto. I concerti vanno fatti negli stadi, nei luoghi deputati e non in aree di interesse naturalistico. L'habitat di Fosso Marino, zona di riproduzione del Fratino, rischia di essere irrimediabilmente danneggiato dal concerto e una volta compromesso ci metterà anni a ricostituirsi, spiega Stefano Taglioli del gruppo Fratino Vasto. Ma il Fratino che è il migliore indicatore biologico dello stato di salute delle nostre spiagge, che non stanno effettivamente molto bene, visto che è una specie che ha perso ormai il 50% di presenza negli ultimi 10 anni, a Vasto purtroppo quest'anno abbiamo avuto un solo nido proprio nella zona di Fosso Marino, e la cosa grave è che durante la nidificazione c'è stato lo spostamento del Luna Park in una zona tra l'altro di potenziale nidificazione del Fratino, quando invece sulla vinca, sulla valutazione di incidenza ambientale, era scritto chiaramente che lo spostamento di questo Luna Park doveva avvenire al termine della nidificazione del Fratino. In sintesi, perché assediare e occupare spiagge per eventi come il Jova Beach Party e non usare luoghi deputati come stadi e piazze? A domandarselo è Stefano Allavena, delegato abruzzese della LIPU. Ma non possiamo accettare una devastazione così totale di questi ultimissimi ambienti rimasti che dovrebbero andare in zone di scarso o nullo valore ambientale per fare queste cose. Contro queste iniziative si sono mossi anche accademici italiani, professori.